io avevo molto bisogno di appoggiarmi all'esperienza letteraria. Io venivo dalla poesia, avevo scritto un libro di poesie, mio padre è un famoso poeta, e quindi sentivo che era giusto abbandonarsi a dei momenti in cui la soluzione era una soluzione lirica. Nei primi film ho bisogno di appoggiarmi a un'opera letteraria in qualche modo, anche magari senza rispettarla, ma è come una garanzia, è come un appoggio vero. Quindi quando io mi trovai così vicino a Pierpaolo Peracattone, la cosa più importante non era tanto che io prima volta su un set vedevo come si faceva un film, ma vedevo come nasceva il cinema. Perché per Pierpaolo, molto molto fuori dal cinema fino a quel momento, non si trattava di andare nella sua memoria di cinefil che non era, a cercare dei modelli, degli esempi, eccetera. La sua decisione era molto semplice all'inizio di Accattone. Mi disse: io voglio fare molti primi piani, come nella Giovanna d'Arco di Dreyer, ma il mio punto di riferimento visivo sarà i primitivi toscani, dal Sassetta in poi. E in effetti Accattone è tutto così, un esempio di frontalità. Tutto è sempre visto in modo frontale e quindi anche un pochino sacrale e, perché no, religioso. Un po' come nelle pale d'altare. Il mio privilegio fu quello di assistere alla nascita del cinema, perché quello che faceva Pierpaolo non era riferirsi a modelli precedenti, ma era proprio quello di inventare il cinema. Pierpaolo ha inventato il cinema. Io invece a 21 anni avrei fatto La Comare Secca, a 20 ero assistente di Accattone, ero un cinefil. Dopo Accattone, che fu un notevole successo di pubblico, si mise in moto tutta una serie di cose, tra cui per esempio Antonio Cervi, che possedeva un soggetto di Pasolini, che si intitolava La Comare Secca, decise di cercare di fare il film. Pasolini era già partito con tutti i suoi desideri, le sue fantasie su Mamma Roma, e quindi La Comare Secca non interessava più. L'aveva però scritto qualche anno prima, Cervi l'aveva comperato, e cercò di aiutare questo produttore, Antonio Cervi. Gli disse: perché non fai scrivere la sceneggiatura a due persone che ti dirò io, e perché non fai dirigere il film a qualcun altro? Allora i due fantomatici sceneggiatori erano Sergio Citti e io. Sergio Citti era stato vicino a Pierpaolo per i suoi romanzi, è quello che Pierpaolo chiamava il mio vocabolario vivente, più o meno, insomma. Quando Antonio Cervi, questo proprietario della Comare Secca, mi propose di scrivere il film insieme a Citti, mi disse anche, fu molto chiaro: vogliamo un film di tipo pasoliniano, deve essere proprio come se esistesse un genre. C'era stato un solo film a Cattone, bellissimo, un capolavoro. Però, insomma, si voleva fare qualcosa di molto vicino a Cattone. Con Sergio decisi di andare a Parma. La mia famiglia aveva ancora questa casa in campagna, poi fu venduta. E io e Sergio stavamo lì e scrivevamo questa storia romana.
cercando il più possibile di avvicinarla a un film ideale che Pierpaolo avrebbe girato, che però non voleva girare. Insomma, inventavamo il genre pasoliniano. Era bello, era un settembre, mi ricordo, ed era, credo, il 61. Stavamo in campagna, la sera andavamo a Parma, alla sera ci spostavamo in Piazza Garibaldi, dove tutte le persone che conoscevo, i miei amici, passavano la serata, mangiavano il gelato, così. Io avevo con me Sergio Citti, che era una specie di alien fuori da quel contesto parmigiano, era molto simpatico a tutti. Sergio è un uomo di grande intelligenza. Credo che se Pierpaolo lo ha avuto così vicino è proprio perché lo ammirava molto. Credo nemmeno di 2 mesi la sceneggiatura era pronta, tornammo a Roma. Antonio Cervi la lesse. Dopodiché mi chiamò, mi invitò da lui nel suo ufficio e mi disse: "Senti, questa sceneggiatura mi sembra molto vicina alla tua sensibilità. Ho avuto un'idea, perché non dirigi tu il film?" Io avevo 21 anni, la mia unica esperienza era essere stato molto vicino a Pasolini durante Accattone. E qui finiva. Avevo girato a 16 anni 2 piccoli home movies. Beh, insomma, non avevo esperienza di set, non avevo esperienza soprattutto di regia. Quando Cervi mi propose di dirigere il film, io naturalmente dissi: "Ma certo", fingendo una grande freddezza, una grande gioia, ma insomma una grande tranquillità e confidence. In realtà le gambe tremavano, ero completamente overwhelmed da questa proposta. Non avevo mai fatto un film e qui mi si proponeva, mentre facevo il mio secondo anno di università, di girare un vero e proprio feature. Comunque, io mi trovai così, credo, non mi ricordo più niente, non so se fosse marzo, se fosse aprile, se fosse febbraio. Il primo giorno di lavorazione sul set della Commare Secca, diretto da me. Avevo 21 anni, ovviamente ero il più giovane nella troupe. Tutti, dal mio first assistant, dal mio DOP, segretario di edizione, allo scenografo, erano tutti più grandi di me. E soprattutto quello che era il corpo della troupe che ancora non avevo incontrato, il primo giorno faceva fatica a credere che il regista del film era quello lì. Arrivai lì, ci fu un po' di incredulità nella troupe. Io ho un ricordo molto strano di quel periodo. Gli altri film più o meno me li ricordo, insomma, come andò tutto, eccetera. Lì è come il ricordo di un intenso periodo di sonnambulismo. Quindi andavo sul set sapendo che sarei stato preso da una specie di trance. Era un pochino anche per evitare, cercare di evitare gli sguardi ironici, insomma, un po' il sospetto che c'era intorno a questo regista, quel giovane. Avevo le idee abbastanza chiare sul modo in cui girare il film. Abbiamo detto che Pierpaolo girava molto frontalmente, come la pittura toscana, più o meno religiosa, le pale d'altare, i fondi oro, eccetera. Bene,
il mio cinema sarebbe stato tutto in movimento, sempre. Così io cominciai a girare e questa macchina si muoveva in continuazione. Si muoveva anche per reazione, da un lato, alla immobilità di quello che avrebbe dovuto essere il modello. Perché è chiaro, nel momento in cui io mi trovo a fare il mio primo film, da una sceneggiatura che ho scritto io per un altro, io faccio di tutto per riportare il film vicino a me. Di Pasolini restavano l'ambiente, i personaggi, la storia, ma proprio l'approccio con la storia era mio. Ecco. Come quasi un'operazione proprio di appropriazione stilistica di una sostanza in partenza non mia. Cos'è La Comare Secca oggi? Beh, è un film che è strutturato come un famoso film giapponese che io non avevo visto ancora, che era Rashomon di Kurosawa. E c'è un delitto, viene uccisa una prostituta e c'è una inchiesta, vengono interrogati vari personaggi e ogni interrogatorio è un episodio. Si arriva verso la fine a identificare l'assassino della prostituta. Quello che interessava a me non era tanto il discorso così più tragico della fine di questa povera donna, anche non più giovanissima, assassinata sulle rive del Tevere. Quello che interessava a me era raccontare queste ore, il passaggio del tempo, di come il tempo consumava queste ore di attesa prima di questo delitto, cosa avevano fatto questi vari personaggi, come il tempo era passato. Era diventato un film dalla storia di un delitto, quindi da un thriller e così, mi ero ritrovato a voler fare un film sul passare umile del tempo, delle ore non importanti, di una quotidianità, di una ferialità. Il film non era nient'altro se non il mio tentativo di raccontare. Pensavo, allora forse illudendomi, che fosse possibile scrivere poesia con la macchina da presa. Infatti c'è una specie di ritornello, un leitmotiv nel film. A un certo punto, all'interno di ogni episodio e quindi di ogni racconto dei personaggi che sono sospettati dalla polizia di aver ucciso, in ogni episodio si arriva al momento in cui c'è un tuono, ci sono dei tuoni e comincia a piovere, c'è un temporale improvviso come succede a Roma spesso. Questo temporale ci riporta ogni volta alla casa della prostituta che si risveglia da un sonno magari pomeridiano, che si prepara, che si trucca, che si fa il caffè e che poi esce di casa. Questo era stato anche una mia maniera per ritrovare un filo poetico, più che non prosastico, più che non di prosa. E ricordo di essere andato a Venezia quell'anno, dove c'era un gruppo abbastanza folto di opere prime o di film italiani di giovani registi, c'era tra cui anche La Comare Secca.
Qualche settimana prima, 2 o 3 settimane prima, il mio primo e unico libro di poesie, In cerca del mistero, era stato presentato al Premio Viareggio e aveva vinto il premio per l'opera prima. Allora a Venezia c'era un pochino di giusto, forse, sospetto nei confronti di questo che a 21 anni arriva a Venezia con un primo film, avendo appena vinto un premio Viareggio col suo primo libro di poesie. E quindi non c'era, non mi ricordo, un'atmosfera di grande simpatia nei miei confronti. Sembrava un pochino che ne combinasse troppe perché potesse essere tutto vero e così, però invece lo era. Il tempo poi lo ha dimostrato. Qualche critico amò il film, in generale, però la voce della critica italiana era una e diceva: è un film pasoliniano. Tutto quello che avevo fatto io, tutto lo sforzo sovrumano che avevo fatto per portare il film da una partenza del soggetto di Pasolini, portarlo verso di me, farlo diventare mio, sembrava vanificato, sembrava. Storia romana, cercando il più possibile di avvicinarla a un film ideale che Pierpaolo avrebbe girato, che però non voleva girare. Insomma, inventavamo il genre pasoliniano. Era bello, era un settembre, mi ricordo, ed era, credo, il 61. Stavamo in campagna, alla sera andavamo a Parma, alla sera ci spostavamo in piazza Garibaldi, dove tutte le persone che conoscevo, i miei amici, passavano la serata, mangiavano il gelato, così. Io avevo con me Sergio Citti, che era una specie di alien fuori da quel contesto parmigiano. Era molto simpatico a tutti. Sergio è un uomo di grande intelligenza. Credo che se Pierpaolo lo ha avuto così vicino è proprio perché lo ammirava molto. Credo nemmeno di 2 mesi la sceneggiatura era pronta. Tornammo a Roma. Antonio Cervi la lesse. Dopodiché mi chiamò, mi invitò da lui nel suo ufficio e mi disse: senti, questa sceneggiatura mi sembra molto vicina alla tua sensibilità. Primi piani, come nella Giovanna d'Arco di Dreyer, ma il mio punto di riferimento visivo sarà i primitivi toscani. Dal Sassetta in poi. E in effetti a Cattone è tutto così, un esempio di frontalità. Tutto è sempre visto in modo frontale e quindi anche un pochino sacrale. E perché no, religioso. Un po' come nelle pale d'altare. Il mio privilegio fu quello di assistere alla nascita del cinema, perché quello che faceva Pierpaolo non era riferirsi a modelli precedenti, ma era proprio quello di inventare il cinema. Pierpaolo ha inventato il cinema. Io invece a 21 anni avrei fatto La Comare Secca, a 20 ero assistente di Accattone, ero un cinefil. Dopo Accattone, che fu notevole successo di pubblico, si mise in moto tutta una serie di cose, tra cui per esempio Antonio Cervi, che possedeva un soggetto di Pasolini che si intitolava La Comare Secca, decise di cercare di fare il film. Pasolini
ho avuto un'idea. Perché non dirigi tu il film? Io avevo 21 anni, la mia unica esperienza era essere stato molto vicino a Pasolini durante Accattone. E qui finiva. Avevo girato a 16 anni due piccoli home movies. Beh, insomma, non avevo esperienza di set, non avevo esperienza soprattutto di regia. Quando Cervi mi propose di dirigere il film, io naturalmente dissi, ma certo, fingendo una grande freddezza, una grande gioia, ma insomma una grande tranquillità and confidence. In realtà le gambe tremavano, ero completamente overwhelmed da questa proposta. Non avevo mai fatto un film e qui mi si proponeva, mentre facevo il mio secondo anno di università, di girare un vero e proprio feature. Comunque, io mi trovai così. Credo, non mi ricordo più niente, non so se fosse marzo, se fosse aprile, se fosse febbraio. Il primo giorno di lavorazione sul set della Commare Secca, diretto da me. Avevo 21 anni, ovviamente ero il più giovane, era già partito con tutti i suoi desideri, le sue fantasie su Mamma Roma. E quindi la Commare Secca non interessava più. L'aveva però scritto qualche anno prima, Cervi l'aveva comperato e cercò di aiutare questo produttore Antonio Cervi. Gli disse: perché non fai scrivere la sceneggiatura a due persone che ti dirò io? E perché non fai dirigere il film a qualcun altro? Allora i due fantomatici sceneggiatori erano Sergio Citti e io. Sergio Citti era stato vicino a Pierpaolo per i suoi romanzi, è quello che Pierpaolo chiamava il mio vocabolario vivente, più o meno, insomma. Quando Antonio Cervi, questo proprietario della Comare Secca, mi propose di scrivere il film insieme a Citti, mi disse anche, fu molto chiaro: vogliamo un film di tipo pasoliniano, deve essere proprio come se esistesse un genre. C'era stato un solo film a Cattone, bellissimo, un capolavoro, però insomma si voleva fare qualcosa di molto vicino a Cattone. Con Sergio decisi di andare a Parma. La mia famiglia aveva ancora questa casa in campagna. Poi fu venduta e io e Sergio stavamo lì e scrivevamo questa. Io avevo molto bisogno di appoggiarmi all'esperienza letteraria. Io venivo dalla poesia, avevo scritto un libro di poesie, mio padre è un famoso poeta. E quindi sentivo che era giusto abbandonarsi a dei momenti in cui la soluzione era una soluzione lirica. Nei primi film ho bisogno di appoggiarmi a un'opera letteraria in qualche modo, anche magari senza rispettarla, ma è come una garanzia, è come un appoggio vero. Quindi quando io mi trovai così vicino a Pierpaolo per Accattone, la cosa più importante non era tanto che io prima volta su un set vedevo come si faceva un film, ma vedevo come nasceva il cinema. Perché per Pierpaolo, molto molto fuori dal cinema fino a quel momento, non si trattava di andare nella sua memoria di cinefil che non era, a cercare dei modelli, degli esempi, eccetera. La sua decisione era molto semplice all'inizio di Accattone. Mi disse: io voglio fare molti.